60 anni dopo l'abbraccio corale al cimitero monumentale delle vittime del Vajont, mai più il monito del presidente Mattarella dalla diga del disastro, opportuno e doveroso che la documentazione del processo rimanga in questo territorio. La voce dei sopravvissuti e dei soccorritori di quella tragica sera, il dolore ancora vivo, non possiamo dimenticare a Fortonia tanti militari di leva inviati nel 63 a scavare nel fango. Ore di apprensione per gli italiani che sono in questi giorni in Israele, il racconto di una cooperante padovana che si trova a Hebron. La strage del bus di Mestre, la procura tra 10 giorni l'esito dell'autopsia sull'autista, sul cavalcavia nessun'altra indagine in precedenza, partite le prime 4 salme. Rinviata al prossimo 18 marzo l'udienza una bomber in tribunale a Trieste e la richiesta dagli stessi periti della procura davanti al GIP, si allungano i tempi per le verifiche sul DNA. Incidente mortale sul lavoro a Chiarano, imprenditore agricolo di 60 anni scivola e annega nella vasca dei liquami, l'ipotesi di un malore. Torna a dire messa Don Marino Ruggero, il prete padovano che era finito al centro di uno scandalo per una presunta relazione con una parrocchiana. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione regionale dei nostri telegiornali, il giorno della memoria. Sergio Mattarella a Longarone, al cimitero monumentale, prima, poi sulla diga del Vajont. Mai più, ha detto il capo dello Stato. Riflettiamo. La frana, la spressione nel nulla di un ambiente, di un territorio, di tante persone, la cancellazione della vita, sono tormenti che tuttora, 60 anni dopo, turbano e interrogano le coscienze. Va diritto al punto Sergio Mattarella oggi al cimitero monumentale delle vittime del Vajont e alla diga per la commemorazione istituzionale dell'Olocausto che si compì la notte del 9 ottobre di 60 anni fa. La prima volta di un Presidente della Repubblica nel territorio di Ertocasso, dove nel 1957 iniziò la costruzione della diga voluta nel posto sbagliato per meri interessi economici. Il Capo dello Stato è visibilmente commosso. Prima di accedere alla tenso struttura dove sono assiepate le massime cariche istituzionali, viene accompagnato sul coronamento della diga, lo sguardo nel canyon del Vajont, in fondo Longarone. La tragedia che qui si è consumata reca il peso di gravi responsabilità umane, di scelte che venivano denunziate da parte di persone attente anche prima che avvenisse il disastro. Assicurare una cornice di sicurezza alla nostra comunità significa sapere apprendere la lezione dei fatti e saper fare passi avanti. L'uomo fa parte della natura ma non deve diventarne nemico. Non si tratta di un tema di esclusivo carattere ecologico, afferma Mattarella citando l'esortazione di pochi giorni fa di Papa Francesco. Si tratta di porre attenzione e saper governare con lungimiranza gli squilibri che interpellano, mettendo in discussione l'umanità e i suoi destini. Infine, l'impegno della memoria, il compito della Repubblica irrinunziabile che i cittadini delle terre piegate dal disastro di 60 anni fa continuano a coltivare. La richiesta di Mattarella, sottolineata da 3 applausi scroscianti. Ritengo che sia non soltanto opportuno, ma doveroso che la documentazione del processo, celebrato a suo tempo sulla responsabilità, rimanga in questo territorio. Quella documentazione era stata necessariamente raccolta nei luoghi del giudizio penale, perché aveva allora una finalità giudiziaria. Conclusi da tanti anni i processi, oggi riveste una finalità di memoria. Appunto per questo è stata inserita dall'UNESCO nel suo registro della memoria. E quel che attiene alla memoria deve essere conservato vicino a dove la tragedia si è consumata. Per rendere onore alle vittime del Vajont e per riceverne un ammonimento per evitare altre tragedie. Una giornata dal profondo significato istituzionale, agire per coltivare la memoria, perché ciò che accadde non fu incuria ma costruzione di una catastrofe.
Sul Vajont nessun libro di storia, nessuno studio, nessuna ricerca può scrivere la parola fine, la ricostruzione di quel drammatico evento che cancellò dalla faccia della terra 1910 innocenti continua ad essere oggetto di approfondimenti soprattutto negli ultimi anni. Quell'immensa frana ha segnato una cesura temporale, la storia di queste comunità si fermò, ripartì prima di cadere in un grave e intollerabile silenzio rotto solo dai sopravvissuti testimoni della memoria, ha detto il presidente della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. E da quello ormai lontano, 1963, non si è più smesso di studiare e approfondire quanto accaduto nell'Alta Valcellina e nella vicina Valle del Piave. Agire per coltivare la memoria e trarre da essa insegnamento, ha detto il presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Tuttavia, nei territori a cavallo fra Belluno e Trento, nella Valle del Vanoi, c'è preoccupazione per il progetto di costruzione di una diga sulla carta in un territorio potenzialmente pericoloso quanto quello del Vajont. Non c'è nessuna posizione fondamentalista, cercheremo di capire quali saranno i termini. Non me la sono inventata io questa operazione, è una delle tante ereditate, cercheremo di capirlo fino in fondo. Certo è che abbiamo un memoriale che è questo, che ci dice che comunque non bisogna fare nulla con superficialità, tutto qua. E non bisogna scherzare col fuoco soprattutto. Ma neanche con l'acqua. Si vedrà se il Vajont per davvero ha insegnato qualcosa. Non possiamo dire sempre dobbiamo fare prevenzione, dobbiamo stare attenti, guardare i segnali della natura, cercare di portare avanti dei comportamenti che non mettano il profitto davanti all'uomo. Ecco, allora penso che sia arrivato il momento anche di scegliere, di decidere con forza le cose che si possono fare e le cose che non si devono fare. Tra le cose che si devono fare, la prima è quella che riguarda ognuno di noi, allenare e alimentare il pensiero critico, seguendo l'esempio di Tina Merlin, la giornalista che per prima denunciò con i suoi articoli per l'Unità la catastrofe che si stava costruendo. A lei l'intitolazione del premio voluto da FNSI e Sindacato Giornalisti Veneto. Per restituire dignità a tutti coloro che lavorano quotidianamente e cercano appunto di dare concretezza all'articolo 21 della Costituzione che sancisce il diritto dovere di informare. La giornata del capo dello Stato è iniziata al cimitero monumentale di Fortonio. Prima la deposizione della corona d'alloro, poi l'incedere silenzioso tra le lapidi bianche. È una presenza densa di significato quella del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accolto al cimitero di Fortonia da superstiti, familiari, soccorritori. Grazie veramente di cuore per essere tornato in questo luogo dove il Vajont ci offre silenziosamente il più grande invito a fare memoria e insieme la più grande lezione di quello che lei pochi giorni fa ha definito terribile e indimenticabile. Una lezione che deve vedere in prima fila le nuove generazioni, le stesse che hanno intonato al capo dello Stato i canti della memoria. Qui riposano le anime di 1910 persone, tra queste anche moltissimi bambini, i cui nomi sono stati alzati verso il cielo poco fa dai loro coetanei delle nostre scuole. E da Fortonia guarda il futuro anche il presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Un messaggio che bisogna sempre rispettare il territorio. Bisogna sempre rispettare il territorio, le comunità locali, ricordarsi sempre che sia importante creare le opere, però bisogna sempre farlo nel rispetto totale del territorio. E forse finalmente si sentono ascoltati i superstiti, nei loro occhi l'orrore in 60 anni non se n'è mai andato. Sono riuscito a vedere solo mio padre, che ha fatto un volo di circa 2 chilometri a Castellavazzo, e tutti i restanti familiari sono stato 28 giorni sopra le macerie, ma non ho visto nessuno, più nessuno, e non ho riconosciuto più nessuno. Ecco, e oggi il fatto che ci sia Mattarella, il capo dello Stato, ha un significato per lei? Sì, mi fa proprio un grande piacere averlo qua.
Non possiamo dimenticare, dicono tutti i sopravvissuti, ma anche i soccorritori, ed erano davvero tanti, soprattutto militari di leva provenienti da ogni angolo dell'Italia. Ho visto l'onda arrivare, perché ero in finestra che guardavo, ho visto l'onda arrivare, ho visto l'acqua alzarsi. Nel mio paese l'acqua era a 2 metri, oltre i 2 metri, e ho sentito gli amici, che le ultime case, che gridavano aiuto, dopo il silenzio la casa non c'era più. I bambini di 60 anni fa oggi sono donne e uomini sopravvissuti, soprattutto al dolore. È stato veramente brutto, perché trovarmi là, ragazzo, e vedere tutte quelle cose che non si dovevano vedere. Luciana Celso quella sera si trovava a Conegliano, dove si era appena trasferita dopo il matrimonio. A Longarone perse tutta la famiglia, compreso il fratello Guglielmo, all'epoca sindaco della cittadina. È stato duro, toccante, tanto, che ha segnato la vita. Lei ha perso suo fratello e altri familiari? Immagino. Papà, la mamma, mia cognata con un bambino di 1 anno e mezzo, aspettava il secondo bambino. E io sono rimasta sola, non ho nessun parente, avevo solo loro. Guerino Dolce arriva invece da Mella. Sul Vajont ha perso il papà Guido, era operaio in diga per conto della ditta Monti. Lui lavora il martedì pomeriggio, il mercoledì tutto il giorno, il giovedì mattina mia mamma mi fa: Rino, guarda che è scoppiata la diga. E ho detto: bene, perché papà è di sopra. Io mio padre non l'ho più visto. E poi ci sono i soccorritori, una generazione di ventenni, quasi tutti alpini, militari di leva a Belluno. Ci trovavamo davanti a quella situazione orribile. Il primo che ci ha colpito, il cimitero di Longarone, e le rotaie del treno. E lì ci ha messo lì a tirare sui morti. È una cosa da non dimenticare. Non potremo mai dimenticare. Avevano bisogno di uomini e siamo corsi qua a trovare qualche anima viva. Lei con questa picozza si è dato da fare. Per quanti giorni ha operato? Per 8 giorni. E dopo non ce la facevo più. Siamo arrivati al mattino a meno un quarto, 5:30 penso. Verso le 6:15 ha cominciato a schiarire, perché c'era una leggera nebbia e un silenzio di tomba. 40 giorni ho fatto anch'io qua, dietro morti, e dopo un 15-20 giorni c'erano delle pozzanghere di acqua che si asciugava e vedevi che avanzava su un gomito oppure un ginocchio, e ora andavamo là a prendere, tiriamo fuori e da accatastare i morti, così insomma. I morti scavavamo, i morti in letto, marito nessuno, e moglie. Io ho visto quelli che erano in letto, nessuno era scomposto, erano neanche accorti, cioè non erano terrorizzati, praticamente erano là, sembrava che stessero dormendo. La tragedia di ieri, l'emergenza, la nuova emergenza di oggi. Andiamo in Israele per ascoltare il racconto di una cooperante padovana che si trova a Hebron. Io sto bene, nel senso che l'importante in queste situazioni è non andare nel panico, credo. Per quanto riguarda la situazione qua a Hebron, adesso a 2 giorni insomma dall'inizio di questa guerra, è più calma. Il primo giorno è stato quello con più tensioni, ci sono stati degli scontri nella città tra i militari israeliani e gruppi di giovani ragazzi palestinesi. Il racconto di Francesca Campanini, la cooperante padovana d'adozione, si trova in questo periodo a Hebron, nel mezzo del conflitto israelo-palestinese. La prima giornata, il 7 ottobre, è stata caratterizzata da questo tipo di scontri. Io sono in un ostello che è molto vicino a un checkpoint e quindi ho visto quelli più vicini, ma ce ne sono stati diversi. Ci sono state anche delle vittime tra i ragazzi palestinesi, non tra i soldati israeliani. È una situazione molto tesa, anche se oggi, racconta, è riuscita ad uscire dal suo ostello. Cioè, io adesso sto uscendo, sono andata a prendere da mangiare, sto andando insomma a fare una camminata. Ecco, ovviamente non nelle zone
possono essere più rischiosi. Una cosa più complicata invece è spostarsi all'interno dell'autostrada, cioè uscire anche proprio dalle città, entrare in altre città, cioè per esempio andare da Hebron a Betlemme è molto difficile, o in altre città in West Bank, perché gli israeliani stanno chiudendo le entrate e le uscite dalle città con checkpoint. Gli scontri tra soldati israeliani e gruppi di palestinesi, ci spiega la cooperante che a Padova ha studiato e fatto stage, si concentrano ai checkpoint. Hebron è l'unica città della Cisgiordania in cui gli insediamenti israeliani sono all'interno della città. È divisa tra una zona sotto il completo controllo militare israeliano, dove ci sono questi insediamenti e i soldati, e una zona invece sotto il controllo dell'autorità nazionale palestinese. Ci sono checkpoint in moltissimi punti per l'appunto della città, e solitamente è proprio nei pressi di questi checkpoint che si concentrano gli scontri. Torniamo a occuparci della strage del bus a Mestre, ci sono importanti aggiornamenti della procura. L'autopsia è un'attività complessa che prevede una serie di attività. Solo all'esito di questa serie di attività è possibile avere il quadro completo. Se no abbiamo dei pezzettini che possono essere smentiti dagli accertamenti successivi. Una decina di giorni almeno, insomma, 10-15 giorni ci vogliono. In attesa dunque degli esiti autoptici sul corpo dell'autista quarantenne del bus, Alberto Rizzotto, che potrebbero anche svelare la causa dell'incidente, il procuratore Cherchi ha evidenziato che al momento non risultano altre indagini sul cavalcavia, come riportato in questi giorni da alcuni organi di stampa su un presunto fascicolo relativo a dei crolli di cemento segnalati proprio alla procura negli anni scorsi. Io intanto voglio vedere se abbiamo ricevuto questi documenti di cui tanto si parla. Io ho dato disposizione che si faccia una ricerca in archivio per vedere se ci sono. Se ci sono, li guardo e poi vi saprò dire che cosa è successo. Intanto sono stati acquisiti documenti dal comune che ancora però non sono stati esaminati. Stiamo ancora aspettando sia le comunicazioni dei vigili del fuoco, sia le comunicazioni della polizia municipale, che anche questi evidentemente hanno dei tempi di individuazione, di assemblamento e di redazione che è necessario rispettare. La procura sta ancora valutando quali perizie effettuare e a quali tecnici affidarle, mentre si continuano a sentire i superstiti già provati fisicamente ed emotivamente. Noi li stiamo sentendo tutti, come ho detto in un'altra occasione, sempre tenendo presente che si tratta di soggetti che hanno subito traumi fisici e psicologici fortissimi. L'elemento comune è quello che peraltro è emerso da subito, e cioè che i colpi sono stati sentiti sulla destra del mezzo. Ci sono aggiornamenti anche sul fronte sanitario. È stata trasferita a Padova questa mattina la mamma della bimba di 4 anni ricoverata in terapia intensiva pediatrica. Sì, l'abbiamo accolta questa mattina alle 9:30, è arrivata da Treviso, l'abbiamo naturalmente ricoverata e la stiamo seguendo. Ricoverata in chirurgia? Ricoverata in chirurgia. No, non ha visto la bambina, adesso vedremo, insomma, no? Perché nei percorsi clinici dell'una e dell'altra non è che coincidano proprio. È a Padova la donna ucraina di 33 anni dimessa dalla terapia intensiva del Cafoncello di Treviso e adesso ricoverata nell'ospedale che da martedì scorso lotta per salvare la vita alla figlia di 4 anni, seguita dagli operatori della terapia intensiva pediatrica. Mamma e figlia sono tornate sotto lo stesso tetto, lontane ma vicine. L'una è inconsapevole per ora delle condizioni dell'altra, anche se la 33enne è cosciente e vigile in questo momento. Insieme per lottare, perché la strada è ancora tutta in salita. Se la donna migliora, restano gravissime le condizioni della bambina, così come quelle di una donna spagnola di 52 anni che ha il marito ricoverato a Treviso. Stabili, ma in pericolo di vita, così i sanitari. Stabile e in fase di miglioramento, anche se resta in terapia intensiva, l'altra donna ricoverata a Padova, una giovane ucraina di 29 anni. Il giorno che passa è un giorno in più, che ci fa ben sperare, quindi direi che i quadri clinici stanno lievemente migliorando, pur nella loro gravità. Quando parliamo di ustioni, quando parliamo appunto di traumi, c'è, come dire, la cura immediata
che come dire, stabilizza quelli che sono i parametri vitali e cerca di mantenerli nei giorni successivi, ma poi ci sono appunto gli esiti del trauma che è stato subito da quella persona, gli esiti di quelle ustioni che quella persona ha subito. Vi do un ultimo ora, anche il 50enne spagnolo è stato trasferito oggi a Padova da Treviso per stare vicino alla moglie gravissima e ci sono anche i primi rimpatri di salme. Sono le quattro salme della famiglia Romeno Brezianu, sterminate nella strage del bus, le prime delle complessive 20 a lasciare nel pomeriggio l'obitorio di Mestre per il rimpatrio a casa. Ad occuparsi delle formalità burocratiche e ad accompagnare nelle oltre 10 ore di viaggio via strada in Romania, dentro questo furgone scuro, i feretri dei coniugi Mircea e Michaela, 45 e 42 anni, e delle figlie Aurora di 8 anni e Giorgina di 13, il console romeno Lotreanu. Questa tragedia mi ha toccata personalmente perché sono due bambini. Primo momento è quando abbiamo saputo. E non abbiamo creduto con la nostra dimensione umana. La famiglia Brezianu da qualche tempo aveva lasciato la Romania, il paese d'origine, per stabilirsi in Germania, dove aveva trovato lavoro e una nuova residenza come riscatto per una vita migliore. Dalla Germania era partita per una vacanza in Italia e martedì tornava sul bus da una gita a Venezia. Tra mercoledì e giovedì i funerali nel paese d'origine. La Romania, la dolore, sono sicuro che non solo la famiglia, sono sicuro che c'è la comunità della città di Câmpul Mușel, qui sarà vicino alla dolore della famiglia. Martedì 10 alle 8 del mattino alla partenza da Mestre per la cremazione a Spinea degli altri 5 feretri ucraini con l'urna, con le ceneri a disposizione dei familiari dal giorno dopo. Entro giovedì 12 la partenza di tutti gli altri feretri per l'ultimo viaggio di addio in patria. Un dolore enorme che di giorno in giorno sta creando, come dire, ulteriore dolore, perché vedere queste bare che sono partite significa che non c'è più nulla da fare. A farsi carico anche economico dei rimpatri, delle salme e cremazioni, il Comune di Venezia. Un grande gesto di pietà umana, così oggi il console romeno. Caso una bomber, c'è un nuovo rinvio a Trieste. Un rinvio è stato disposto dal giudice su richiesta dei periti d'ufficio, perché sono loro che non sono stati in grado di apprestare fino ad oggi i risultati delle indagini peritali che erano state disposte. Noi ci rimettiamo, siamo al massimo della disponibilità nei confronti di tutte le parti, abbiamo interesse all'accertamento della verità e questo è l'unico obiettivo. A udienza una bomber rinviata al prossimo 18 marzo. Davanti al giudice per le indagini preliminari Luigi De Notti, i periti della procura incaricati di sottoporre a test del DNA i 10 reperti conservati per anni hanno chiesto più tempo per portare a termine le verifiche. L'inchiesta, che vede indagate 11 persone, è volta a far luce sulle esplosioni avvenute nel nord-est tra il 1994 e il 2007, vede prolungare ancora di più i tempi. Appuntamento fra 6 mesi, quando si tornerà davanti al GIP. I periti di parte hanno diritto di avere tutto il materiale che hanno i periti d'ufficio per poter svolgere il loro lavoro. In realtà tutto questo non è nel caso specifico consentito così come noi vorremmo fosse consentito, quindi ci sono alcune problematiche sulle quali ci soffermeremo a tempo debito se sarà necessario. In realtà la decisione del rinvio dell'udienza di oggi era nell'aria, infatti lo scorso aprile all'apertura dei plichi che conservavano il materiale da analizzare erano emersi oggetti diversi da quelli attesi, anche se considerati molto interessanti secondo gli stessi periti, quindi si era aperta l'ipotesi di un ampliamento a un numero più alto di reperti. L'avvocato Panizza ha avanzato un'istanza affinché sia concesso ai periti di parte analogo tempo dopo il deposito della perizia per fare gli accertamenti. Noi ci siamo associati, io sostituivo oggi anche l'avvocato Daross, anche a fronte della difficoltà che hanno i periti di parte a partecipare alle operazioni peritali che vengono annunciate con 4-5 giorni di anticipo, e questo si capisce che quando un perito ha un'attività professionale molto intensa spesso non riesce a organizzarsi per essere a Parma, peraltro, dove si tengono le operazioni, per cui speriamo che anche ai periti di parte venga dato analogo tempo per fare gli accertamenti.
Ennesimo incidente sul lavoro letale nella Marca trevigiana, a perdere la vita oggi a Chiarano Geremia Salotto, 60 anni, caduto in una vasca di liquami perdendo la vita. Secondo il figlio, il padre sarebbe scivolato mentre stava effettuando dei lavori nell'azienda agricola di sua proprietà. Tutti i dettagli nel corso della nostra edizione trevigiana. Adesso per noi la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta per andare subito nel Padovano, dove torna a dire messa Don Marino Ruggero, il prete finito al centro di uno scandalo. Don Marino Ruggero è stato ufficialmente accolto dalla parrocchia di Arteselle a Solesino, dove domenica ha celebrato la messa. Don Marino era salito alla ribalta della cronaca nel gennaio del 2020, quando era stato invitato dalla diocesi ad affrontare un periodo di rivisitazione spirituale in seguito ad una presunta relazione sentimentale con una parrocchiana quando era sacerdote ad Albignasego. Dopo gli anni di silenzio in cui ha affrontato un percorso personale di riflessione, da febbraio Don Marino è arrivato a Solesino, nella parrocchia di Arteselle, di cui è diventato parroco proprio nei giorni scorsi. L'annuncio è stato fatto dal sindaco del piccolo comune della Bassa, Elvi Bentani, che ha mandato un messaggio di benvenuto a Don Marino. La nostra parrocchia oggi è in festa per l'arrivo del nuovo parroco e proprio a lei, Don Marino, va il nostro più grande grazie per aver accettato l'invito del vescovo a divenire la nuova guida spirituale della parrocchia di Arteselle, ha scritto Bentani. Veneto è tutto, vi lascio al meteo, buona serata. L'Unix Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Benvenuti al meteo. La lunga coda dell'estate prosegue per un'altra settimana. Tanto sole e temperature ben oltre la norma, ma con nebbia e smog in aumento. Vediamo il dettaglio di martedì 10 ottobre. Sul Veneto anche questa giornata sarà contraddistinta da tanto sole. Saranno possibili locali foschie di mattina in pianura, ma in rapido dissolvimento. L'assenza di precipitazioni potrebbe determinare un ulteriore aumento degli inquinanti atmosferici nei bassi strati dell'atmosfera, appunto. Temperature stazionarie, minime sui 13-17 gradi, massime tra 23 e 29 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui cielo in genere sereno, qualche nebbia nelle ore mattutine sulle zone pianeggianti, ma a seguire tanto sole. Temperature minime tra 14 e 19 gradi, massime sui 26-27 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove non mancherà il bel tempo stabile e soleggiato con nuvolosità alta in transito. Temperature minime intorno ai 14-15 gradi, massime sui 28-30 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci. L'Unix Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.